Allora, le ricette mie per affrontare il tema della mobilità a Torino, che è abbastanza pesante, sono fatte di due punti. Innanzitutto, una vera metropolitana. Torino è una delle poche città di queste dimensioni a livello europeo che non ha una metropolitana, perché noi abbiamo un pezzo e poi hanno impiegato 9 anni per fare un altro pezzetto, una cosa infame. Quindi la metropolitana è la prima risposta alla mobilità. La seconda risposta è l'abbattimento, ma pesante, delle tariffe dei mezzi di superficie e anche dei mezzi sotterranei. Anzi, addirittura io, se fossi sindaco, lancerei l'esperimento che era stato fatto anni fa a Reggio Emilia ed erano andati a studiare da tutto il mondo, di gratuità totale dei mezzi pubblici. Certamente si può e si deve istituire il bike sharing, va benissimo. E sempre badando ai prezzi, perché i prezzi non tengono mai conto del fatto che noi abbiamo a Torino almeno 200.000 persone in situazioni molto grave dal punto di vista della sopravvivenza. Controllo del traffico privato, ovviamente, quindi ci riporta al tema di cui sopra, disincentivazione di questo traffico e incentivazione del traffico dei mezzi pubblici. Ma occorre anche un controllo rigoroso dei fumi, dei riscaldamenti, quindi ci vuole un controllo del riscaldamento negli edifici pubblici e privati e una verifica puntuale del funzionamento e dell'efficientamento delle caldaie. Questo è un altro tema fondamentale. Nel programma c'è un'insistenza sulla difesa degli spazi verdi, dei prati, dei fiumi, della collina, come parte integrante della città, non come ornamenti e come orpelli. Uno degli slogan che ho lanciato è non più un mattone su Torino. Torino è un altro primato, primato nel consumo di suolo negli ultimi anni. Allora dobbiamo invertire questa tendenza, il che non vuol dire che non possiamo più fare, ma noi abbiamo un altro primato, in questo caso interessante, primato di spazi vuoti, cioè di edifici abbandonati. La deindustrializzazione a Torino ha provocato queste voragini, che sono buchi metaforici naturalmente, ma sono spazi in cui ci sono degli edifici abbandonati o semi-abbandonati di proprietà spesso pubblica, demaniale, comunale, provinciale, regionale, o spazi, edifici privati, che sono non utilizzati. Allora si tratta non di costruire ex novo, ma di riabilitare, di riattare e di riformare questi edifici. Non si possono dare risposte immediate, qui è un lavoro di educazione, indubbiamente. Anche l'alimentazione richiede un'educazione, indubbiamente. E quindi le famiglie devono essere a loro volta educate e le scuole e le mense scolastiche bisogna anche portare, per esempio, io che sono, lo dico, ahimè, sono onnivoro. Cerco di ridurre il consumo di carne, questo sì, è di carne rossa in particolare, però bisogna anche pensare alle diete vegetariane, anche alle diete vegane, insomma, e certamente cercare di contrastare l'uso di prodotti, quindi carne proveniente da allevamenti intensivi, non solo perché fa bene alla salute, ma anche perché sappiamo benissimo che una bistecca comporta un consumo di acqua e di energia spaventoso. In particolare i giovani, i giovanissimi, hanno un bisogno drammatico di aggregazione, di stare insieme, di abbracciarsi, di lavorare insieme, di litigare, insomma, di crescere insieme e quindi trasformare la manutenzione dei fiumi e dei prati, per esempio, in un gioco è una cosa fondamentale.